La ricerca sulla gestione delle crisi e le catastrofi naturali identifica tre tipi di comportamenti delle organizzazioni e delle imprese per uscire dai traumi. Primo, ci sono purtroppo le imprese che non ce la fanno, che falliscono. Queste devono ricevere massicci supporti, soprattutto da parte dei governi, per eliminare o almeno ridurre l'impatto sociale di questo fenomeno. Secondo, ci sono le imprese resilienti. Si sente molto parlare di resilienza in questo periodo. Resilienza significa rimbalzare indietro, uscire dalla crisi tornando a quella che era la situazione di partenza. Un comportamento sicuramente positivo, che anche deve essere sostenuto dai governi, riducendo ad esempio l'impatto sulla liquidità delle imprese in questo periodo, ad esempio con garanzie pubbliche ai finanziamenti ottenuti dalle imprese e dal sistema bancario, oppure un supporto maggiore, ancora più intenso e creativo, alla cassa integrazione. Ma c'è un terzo tipo di comportamenti, sul quale vorrei focalizzarmi qui ora, quello che viene chiamato crescita post-traumatica. Contrariamente alla resilienza, non significa soltanto rimbalzare indietro alla situazione di partenza della crisi, ma sfruttare la crisi come trampolino, come opportunità per diventare imprese più forti e più competitive. La crescita post-traumatica richiede ovviamente alcune attitudini molto forti, chiare. Primo, comprendere a fondo quello che è l'impatto della crisi sulla catena del valore dell'impresa e del settore. Secondo, agire su questi elementi, cercando di eliminarli o addirittura di trasformarli in punti di forza per la competitività futura. In questo periodo vedo vari esempi di imprese che stanno cercando di andare in questa direzione. Un'impresa con una ampia catena di vendita di prodotti di cosmetica naturale che sta investendo massicciamente nel proprio hardware, software e conoscenza per le vendite online, facendole crescere massicciamente. Un'impresa di prodotti di largo consumo che aveva un solo impianto di produzione di proprietà, che sta sottoscrivendo dei contratti di produzione a terzi, comprendendo come in futuro sarà in grado con loro di disegnare insieme, di attuare un co-design di prodotti innovativi, migliori e meno costosi. Un'impresa che sviluppa dei servizi per i piccoli comuni sta utilizzando il tempo che ha a disposizione facendo delle riunioni, ovviamente online, tra il proprio management per pensare alla nuova fase di diversificazione correlata. Qui i governi dovranno investire maggiormente, investire cioè nelle imprese che hanno dei programmi coraggiosi di investimento nell'innovazione, nella industria 4.0, nella artificial intelligence, imprese cioè che ovviamente sono preoccupate del presente, ma che investono le proprie migliori energie pianificando il futuro.